Ciao amici nottambuli, mischierisco un po' la voce perché ho il vocione e oggi parliamo di due grandi attori internazionali. Dustin Hoffman, Steve McQueen, in una storia vera accaduta ad Henri Charrier e tratta dal suo romanzo. Un bel film a metà tra avventura e prison movie. Papillon, la storia di due detenuti, Papillon, cioè Steve McQueen, accusato d'omicidio, nella realtà sarebbe Henri Charrier, spero di pronunciarlo bene, e Louis Degas, cioè Dustin Hoffman, falsario, costretti ai lavori forzati nella giungla della Guyana francese, con tutti i loro continui tentativi d'evasione. Questa è in sostanza la trama. Come ho detto, lo trovo un crossover tra il classico film carcerario, stile fuga da Alcatraz, e un film d'avventura in mezzo ai pericoli della giungla. Questo perché i momenti in cella sono alternati ai momenti in mezzo alla natura, con delle location straordinariamente belle, dove i due detenuti però ovviamente non si godono una vacanza, ma si spaccano la schiena ai lavori forzati, e molti loro compagni ci rimangono secchi. Quindi i protagonisti rimangono apparentemente liberi e infatti Papillon all'inizio del film chiede ad un altro detenuto che ha già avuto esperienza nei campi se non stavi rinchiuso, perché non sei evaso? La risposta è: non c'è posto dove andare, stai tra le paludi, lontano mille miglia da qualsiasi paese. Quindi in questo film, a differenza degli altri prison movie, è diverso il concetto di detenzione. Non solo le celle buie e strette, ma anche la natura con i suoi pericoli. Celle che comunque non mancano, dove Papillon e Degas verranno rinchiusi a causa dei tentativi d'evasione. Per il primo tentativo l'isolamento è 2 anni, il secondo tentativo costa 5 anni. Le ribellioni in cella costano il dimezzamento dello schifosissimo rancio e l'oscuramento totale della luce. Il regista riassume i primi 2 anni di isolamento di Papillon, dove il protagonista perderà gradualmente la lucidità, fino al delirio e, disperato dalla fame, mangerà anche scarafaggi e lombrichi. Alla fine dei 2 anni, Papillon si riprende fisicamente e organizza una nuova fuga, a cui parteciperà anche Degas, anche se quest'ultimo verrà riacciuffato quasi subito. In questa fase, molto lunga, ci sono varie parentesi molto belle, tra cui l'incontro con i lebbrosi, che venderanno una barca ai protagonisti, la fuga in mezzo alla giungla, piena di trappole per i fuggitivi, l'incontro con una comunità di indios, dove Papillon riscoprirà finalmente le donne, quindi dopo un lungo periodo d'astinenza, e poi il tragico epilogo, con delle suore che lo rispediranno in galera. Qui c'è l'unica ingenuità del film: dopo tutti i pericoli a cui è andato incontro il protagonista, che bisogno aveva di cacciarsi dentro un convento ed autosputtanarsi dicendo che è scappato di galera? Unico errore dell'autore, secondo me, ma il film è talmente bello che glielo concedo. Ricordo che comunque è una storia vera, ma come dice l'autore, il libro, che ancora non ho letto, presenta il 75% di verità, quindi questa può anche essere stata un'ingenuità commessa nella storia vera, ma comunque a livello di sceneggiatura non si spiega come mai c'era il bisogno di finire nel convento. Quindi Papillon torna a farsi altri 5 anni di isolamento, uscirà invecchiato ed, essendo inadatto a lavorare, lo spediscono nella bellissima Isola del Diavolo, e qui dovrebbe in teoria scontare la sua pena fino all'ultimo dei suoi giorni. Il servizio di guardia lo fanno l'oceano e i pesci cani, ad ogni detenuto viene data una capanna con giardinetto per coltivare quello che vogliono. Vivi e lascia vivere. Sull'isola incontrerà di nuovo Degas, c'è l'idea di una nuova evasione, ma ovviamente non svelo il finale. Hanno fatto anche un remake nel 2017 che non mi è piaciuto, brutta la scelta di location e di colori, è quasi meglio la parodia di Franco e Ciccio, Farfallon. Le ambientazioni del remake sono brutte e non c'è la stessa fotografia sfavillante del film originale, che serve invece a creare un contrasto fondamentale. Una libertà apparente, stai in un posto magnifico, ma non hai la possibilità di godere appieno di quello che vedi. Questo concetto viene amplificato, secondo me, non a caso dall'autore, nell'ultima mezz'ora sull'isola, nelle capanne. Quello che cerca Papillon è una libertà prima di tutto interiore. Non gli basta essere libero su un isolotto, con la sua casetta e il suo giardino, vuole sentirsi libero davvero.
Io immagino che forse l'autore vuole suggerirci che a volte tutti noi siamo convinti di sentirci liberi nella nostra vita, ma se ci riflettiamo siamo sempre schiavi di qualcosa. La nostra è una costante libertà apparente e dobbiamo cercare la libertà totale fino all'ultimo, come fa Papillon nel film. Pellicola super consigliata. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao amici nottambuli!